Buongiorno a tutte e a tutti. Continua la nostra carrellata di interviste ai candidati e alle candidate per le prossime elezioni amministrative Roma 2021. Oggi abbiamo con noi Federico Amato. Ciao Federico, ci vuoi raccontare chi sei? Grazie Leonardo, grazie per l'invito. Io sono Federico Amato, sono nato ad Amantea, il paese della Calabria. Sono venuto a Roma nel 1979-80 a fare l'università e poi qui mi sono laureato e ho aperto il mio studio di avvocato dove sono titolare da tanti anni. Sono candidato per il Movimento 5 Stelle al Comune di Roma in sostegno a Virginia Raggi. Perché vi ho specificato il mio paese di nascita? Perché Amantea per la seconda volta è stata sciolta per infiltrazioni mafiose. E io credo che ci sia una sottile linea rossa che collega il procuratore Gratteri di Catanzaro a Virginia Raggi sulla lotta alla criminalità organizzata. E, oltre ad aver abbattuto le case di Casa Monica, oltre ad aver liberato Ostia dai clan, la Giunta Raggi ha fatto un'iniziativa per le scuole, secondo me molto importante, che andrà replicata poi nel corso della prossima consiliatura. Ha fatto delle lezioni antimafia facendo un accordo con l'Associazione Regionale Magistrati del Lazio, dove dei magistrati di primo ordine, ricordate per esempio Palazzi, che era quello che ha mandato la Juve in B, quindi un magistrato di primo ordine, hanno fatto queste lezioni di antimafia ai ragazzini della terza media. Queste lezioni poi sono diventate, hanno avuto un grande successo non solo sui ragazzi ma anche sui docenti. E questi ragazzi poi hanno fatto un componimento e purtroppo a causa del Covid non sono potuti essere accolti tutti al Campidoglio, però una delegazione di questi ragazzi è stata accolta al Campidoglio da Virginia Raggi e da Federica Angeli, dove hanno presentato questi componimenti. Questa è stata una bella iniziativa della Giunta Raggi, che andrà replicata anche nella prossima consiliatura. Cioè il lavoro che bisogna continuare a fare è appunto quello di combattere l'illegalità e la criminalità organizzata con gli strumenti che ha il Comune di Roma. Beh, quindi il tuo obiettivo è ripristinare la legalità in tutte tutte le procedure amministrative di gestione della cosa pubblica, quindi il bene pubblico utilizzato per i cittadini e non per riempire le tasche di qualcuno. Beh, certo, continuare il lavoro che già sta facendo, egregio lavoro che sta facendo la Giunta Raggi, sì, continuare proprio su questo argomento, così come sta facendo già la Giunta Raggi, di continuarla anche nel futuro. Ma l'illegalità non è solo quella della criminalità organizzata. Volevo parlarvi anche dei piani di zona. Noi sappiamo che la Giunta Raggi ha affrontato questo spinoso e complesso argomento dei piani di zona, dove ci sono dei cittadini che sono stati, come dire, truffati da imprenditori senza scrupoli e si ritrovano adesso a essere sotto sfratto oppure con la casa occupata, addirittura ad aver speso dei soldi per comprare casa e non ne sono proprietari e si ritrovano ad essere debitori di banche. Anche su questo argomento ho sentito degli altri candidati di altri partiti di consoluzioni estemporanee, proprio da campagna elettorale, mentre io credo che sia necessario il confronto con i cittadini e studiare le norme a livello nazionale per mettere mano a questo grave problema che è degli alloggi. Allora, Federico, se tu mi potessi indicare due argomenti topici che per te sono vitali per Roma, quali diresti? Beh, dovrei tornare sulla legalità, perché la legalità ha un effetto domino anche su tanti altri argomenti, anche sulla cultura, per esempio. La cultura, noi sappiamo, Roma è chiamata il museo a cielo aperto e lo sappiamo, però si è fatto nel corso degli anni solo nei luoghi canonici, quindi nei fori, nei Terme di Caracalla. Io credo che la cultura vada portata anche nelle periferie, vadano coinvolte le periferie, cosa che sta facendo, devo dire, l'amministrazione Raggi, la riqualificazione delle periferie. Bisogna continuare su questo, anche su questo argomento, insistere per portare la cultura. Dove si porta cultura, in genere si lascia, come dire, fuori la porta l'illegalità e il malaffare. Il secondo punto?
Beh, il secondo punto è, come dicevo prima, occuparmi dei piani di zona, anche lì ci vuole una soluzione legale e quindi come avvocato potrei dare un grosso contributo per cercare di risolvere i problemi di questi cittadini che si ritrovano così in vera e grossa difficoltà. Quindi allora il tuo progetto è giustizia, legalità e accesso a tutti i cittadini al bene comune. Se me lo permetteranno gli elettori, sì, sicuramente sì. Io te lo auguro vivamente. Ora faccio l'ultima domanda alla Marzullo. Federico, chiudi gli occhi e li riapri, sei nella Roma del 2050. Che cosa vedi? In due parole, la tua visione. Guarda, io ho tre figli e due nipotini e io nella Roma 2050 vorrei vedere una città che ti dà protezione, ti dà quel senso di comunità che si è perso nel corso degli anni e che secondo me è indispensabile anche sempre sotto il profilo della legalità, dove arriva il senso civico, esce fuori dalla porta l'illegalità. Io vorrei vedere i miei figli che fanno parte proprio integrata, e i miei nipotini, di una comunità dove la solidarietà sia una dei principi cardini di questa, della Roma del futuro, del nostro paese Italia del futuro. Quindi è un sogno che condividiamo tutti. Federico, grazie mille, ti ringrazio per averci dato questa occasione di conoscerti. Ricordo a tutte le candidate e candidati per le prossime elezioni che questo spazio è accessibile a tutti, è un'iniziativa volontaria e non richiede alcun tipo di impegno economico. Grazie di nuovo Federico e un saluto a tutti quanti. Grazie Leonardo dell'invito. Sì, ti ricordo, sono Federico Amato, un avvocato candidato per il Movimento 5 Stelle nella lista del comune a sostegno di Virginia Raggi. Grazie Leonardo. Un saluto anche a Virginia. Un saluto anche a Virginia, certo. Viva l'Italia, e di tutti l'Italia come Roma.